Ciao ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Ogni tanto, sapete, mi piace parlare di voi, non parlare di voi, parlare con voi delle mie impressioni, delle mie riflessioni riguardo argomenti di pubblica conoscenza, ecco, di articoli comparsi, servizi ITG, insomma, argomenti che riguardano un po' tutti e che sono un po' sulla bocca di tutti. Questa volta vi vorrei parlare dei frequenti, recenti e numerosi casi di aggressione a medici, infermieri, personale comunque sanitario. Sono episodi che mi lasciano davvero sconvolta, anche perché, come ben ha detto una professionista della sanità intervistata, ha detto: siamo passati da essere stati degli eroi nel 2020, sappiamo bene perché, ad essere degli assassini. Allora, io capisco che è vero, tutti i lavoratori possono sbagliare, commettere degli errori. Un conto è commettere un errore in una pratica cartacea. E un conto è commettere un errore che riguarda un essere umano. Io penso che nel momento stesso in cui un medico, un infermiere si occupa di una persona malata che ha bisogno di assistenza, sia per un'urgenza, sia per una malattia improvvisa o cronica, comunque questa persona, questo professionista, si fa carico della responsabilità di un'altra persona, della salute di un'altra persona. È chiaro, sbagliare con una carta, con un documento, con una pratica, o che ne so, costruire un muretto sbagliato, o non lo so, far saltare un tubo dell'acqua, così è un errore. Commettere un errore su una persona, ci possono essere conseguenze tragiche, e questo è vero. Però, ripeto, un professionista si prende in pieno questa responsabilità, lo sa. Capisco anche l'angoscia, la rabbia di una persona che magari si vede strappare un congiunto. Non sempre si tratta di un errore medico, può capitare anche l'errore medico. Come ho detto prima, un conto è sbagliare con una pratica, un conto è sbagliare con un essere umano. Capisco che ci debba essere in questo caso un errore medico, un errore sanitario, che capisco che ci possa essere una rivalsa, ma nei dovuti ambiti, nelle dovute sedi di questa rivalsa. In ogni caso, aggredire, mettere le mani addosso a un'altra persona è sempre sbagliato, sempre, qualsiasi sia la motivazione, anche se ci sono casi in cui magari io stessa mettere le mani addosso a qualcuno, specialmente quando si fa del male ai bambini volontariamente. Non mi dilungo nella descrizione del significato di fare del male ai bambini, ma avete compreso benissimo cosa voglio dire. Però queste aggressioni, sapete che comunque ci sono diversi casi di dimissioni da parte di personale sanitario, perché non reggono più questa continua tensione, questi continui attacchi e queste continue aggressioni. Allargando un po' il discorso, sono sempre più frequenti i casi di ragazzini che si fanno del male tra di loro, ragazzini delle medie di 12, 13, 14 anni, 15, 16, ragazzini comunque che vanno in giro armati di coltello e alla minima occasione levano questo coltello e feriscono o addirittura ammazzano coetanei o altre persone. Io mi chiedo, ma ha ancora valore la vita umana di questi tempi? Ha ancora un senso la civiltà? Guardate, io ho un'amica che è avvocato, siamo state colleghe in consiglio comunale per tanti anni,
che ha creato un'associazione che si occupa di portare l'educazione civica nelle scuole. È un'associazione ONLUS, quindi senza fini di lucro. Quindi vanno nelle scuole a parlare appunto di civiltà, di rispetto, di educazione. Questa educazione civica che da troppo tempo sento dire bisogna che ritorni come materia di studio nelle scuole e poi invece non succede niente. Io penso che se tornasse finalmente questa educazione civica, forse un argine lo si potrebbe mettere a questi continui episodi di violenza. Però non lo so, a volte come oggi sentite tante altre notizie, sono veramente sfiduciata sulla bontà del genere umano, anche se a volte mi dico che, come ho detto altre volte anche in questo luogo, a volte mi dico che i media, i giornali, le televisioni sottolineano di più i fatti tragici, orrendi a volte, che esaltare magari le buone azioni, le persone per bene, i ragazzi per bene, che sono tantissime ancora. Io vedo qui, sì, ci sono i mezzi delinquenti, diciamo così, ma sono un minimo numero rapportato al numero dei ragazzi bravissimi che ancora ci sono. Però ecco, magari bisognerebbe lavorare un po' più all'origine, per cercare di salvare un po' questa società che vedo sta andando a rotoli. Ditemi voi cosa ne pensate. Nel frattempo vi auguro una buona domenica e vi saluto tutti con un abbraccio, un sorriso e mi scuso per questo aspetto un po' trasandato, ma stavo facendo un po' di servizio in casa e devo preparare il pranzo e quindi non mi sono messa elegante. Un bacione e alla prossima. Ciao ciao!